miei piccoli mangiatori di libri, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente vi parlo nuovamente di libri e vi parlo di un romanzo di Stephen King che credo che la maggior parte di voi conoscerà, indipendentemente dal fatto che siate o no fan di Stephen King, più che altro perché è un romanzo molto famoso ed è Misery. Questo è un romanzo thriller pubblicato nel 1987 che addirittura valse a Stephen King la vittoria del premio Bram Stoker. Racconta la storia di Paul Sheldon, uno scrittore che diventa famoso per la serie di romanzi dedicati al personaggio di Misery Chastain, il quale viene coinvolto in un bruttissimo incidente stradale a causa di una tormenta di neve, ma fortuna per lui viene trovato e soccorso da Annie Wilkes, un'infermiera nonché fan numero uno appunto della serie di romanzi dedicati a Misery. Annie infatti salva Paul, lo porta a casa sua per curarlo e tutto sembra andare per il meglio fino a quando Paul non si rende conto che c'è un rovescio della medaglia. Infatti Annie è mentalmente instabile, addirittura passa proprio dall'essere la donna più gentile e premurosa al diventare una vera e propria aguzzina sadica. E questo cambiamento lo si nota soprattutto quando Annie legge l'ultimo romanzo di Paul Sheldon in cui scopre che il personaggio di Misery muore. Lì proprio viene sconvolta totalmente la psiche della donna, la quale addirittura inizia a torturare lo scrittore e lo obbliga a scrivere un romanzo tutto per lei nel quale riporta in vita, come la definisce lei, la sua adorata Misery. Quindi insomma per tutto il romanzo c'è questo forte senso di angoscia, perché quando si legge il romanzo che c'è magari il momento in cui lo scrittore fa una determinata cosa, tu pensi, oh mamma mia, se lo scopre Annie sono guai. Cioè ci si immedesima molto con lo stato d'animo di Paul Sheldon, che comunque lui è sempre in tensione proprio perché non sa in che condizioni arriverà Annie, se è in quella fase in cui è una donna appunto premurosa e gentile o se è nella fase sadica aguzzina. Io purtroppo per quanto riguarda la trama mi devo fermare perché non voglio farvi spoiler, ma proprio per lo stato di angoscia che c'è per tutto il romanzo, diciamo da quando Annie salva Paul dall'incidente stradale fino alla fine, c'è proprio tutto questo senso di angoscia. Io ve lo consiglio tantissimo. In seguito poi nel 1990 qua in Italia esce la trasposizione cinematografica di questo romanzo con il titolo Misery non deve morire, diretto da Rob Reiner con Kathy Bates nel ruolo di Annie Wilkes e James Coan nel ruolo di Paul Sheldon. Addirittura per l'interpretazione dell'infermiera psicopatica Kathy Bates vinse sia il premio Oscar che il Golden Globe e addirittura l'American Film Institute inserì il personaggio da lei interpretato al 17° posto nella classifica dei 50 migliori cattivi del cinema statunitense. Anche il film ve lo consiglio veramente tanto perché, cosa assai rara, ma è fedele al romanzo. L'unica cosa è che in un certo qual modo hanno cercato di renderlo meno cruento, nel senso che nel romanzo Paul Sheldon subisce molte più torture, molte più sevizie, mentre nel film ce n'è una sola. Non vi sto a dire quali perché appunto non voglio farvi spoiler qualora vogliate leggere il libro e vedere il film. In seguito poi nel 2018 è uscita la mia amata serie TV Castle Rock, ideata da Sam Shaw, prodotta da J.J. Abrams e dallo stesso Stephen King, che appunto si basa sulle storie di King intrecciando tra di loro personaggi e storie le quali si svolgono tutte nella cittadina di Castle Rock. Nel 2019 è uscita la seconda stagione che io ho stra adorato, è bellissima, in cui la protagonista è una giovane Annie Wilkes, che è interpretata da Lizzie Kaplan, la quale insieme alla figlia Jo, interpretata da Elsie Fisher, sono alla ricerca del luogo della felicità. Giungono a Castle Rock e Annie inizia a lavorare come infermiera appunto nell'ospedale della cittadina, mentre Joy fa amicizia con alcuni suoi coetanei e tutto sembra andare per il meglio. Infatti sembra che davvero le due ragazze abbiano finalmente trovato il luogo della felicità, ma
come si sa, a Castle Rock il male è sempre in agguato. La particolarità della seconda stagione è che, diciamo, ci sono due vicende che poi si collegano, perché da una parte appunto abbiamo la storia di Annie Wilkes, ossia l'infermiera psicopatica di Misery, qui è giovane, diciamo una specie di prequel, mentre l'altra vicenda riguarda il romanzo sempre di Stephen King, Le notti di Salem, del quale vi parlerò domenica prossima, e infatti il luogo è Salem's Lotte, casa Marsden. Allora, in tutta onestà, io questa serie TV ve la consiglio perché l'ho trovata pazzesca. Mi sono piaciute entrambe le stagioni, però se devo essere onesto ho preferito la seconda alla prima, più che altro perché la prima è molto cervellotica, arriva a un certo punto a dire non ci sto capendo un tubo, cioè segue una determinata logica, ma poi a un certo punto stravolge tutto per poi ritornare come all'inizio, quindi è molto più cervellotica. In tutta onestà ho preferito la seconda stagione proprio perché è più lineare, nonostante ci sia, vengono coinvolti tanti personaggi e comunque due romanzi diversi per l'ambientazione o appunto per i personaggi, però l'ho preferita perché è molto più lineare. Comunque ve la consiglio tantissimo, purtroppo non l'ho trovata tradotta in italiano, l'ho trovata solo in lingua originale sottotitolata, ma fidatevi che merita. Infatti io non vedo l'ora che esca la terza stagione, ma non si sa quando, spero presto. E niente, come al solito, se questo video vi è piaciuto, vi ha intrattenuto, vi ha incuriosito, lasciatemi un like per aiutarmi a far crescere questo mio piccolo canale. Se avete letto il romanzo, avete visto il film, avete visto anche la miniserie, la serie TV, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi sono piaciuti oppure no. Se il mio video vi è piaciuto, vi ha intrattenuto, se il canale, comunque gli argomenti che tratto vi piacciono, vi fanno compagnia, magari vi sto un po' simpatica anch'io, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le notifiche. Ora, finito di cianciare, vi saluto e vi invito ad attendere il prossimo video che uscirà domenica, appunto riguarderà il romanzo Le notti di Salem.